Sì, abbiamo deciso di costituirci poiché vengono mosse tutta una serie di contestazioni anche all'operato degli uffici comunali, riguardante ad esempio le convocazioni, l'avviso delle elezioni per i cittadini, per i procidani residenti all'estero. Vengono addotte tutta una serie di allusioni su dei cambi di residenza a Procida, insomma tutta una serie di presunte irregolarità, tutte da dimostrare, che a nostro parere sono infondate, per cui abbiamo ritenuto giusto che ci sia la difesa da parte dell'ente in questo ricorso, mosso da uno dei candidati della lista Procida per tutti, che non è stato eletto. Quindi lo riteniamo, come dire, una battaglia giusta, al di là del significato politico che il ricorso può avere. Non vogliamo sapere, avete già individuato poi l'avvocato, avete già individuato il professionista che difenderà l'ente? Sì, è il professore Alfredo Contieri, che è un avvocato napoletano, nonché docente universitario, al quale abbiamo conferito il mandato proprio in questi giorni per difenderci dinanzi al TAR. Prima che all'assessore, all'avvocato, hai avuto modo di leggere il ricorso? Hai avuto modo di leggere quelle 25 pagine? Cosa c'è? Come lo vedi da avvocato, non da assessore al contenzioso? Da avvocato onestamente ritengo che non sia un ricorso granché fondato, quindi sono molto fiducioso nella giustizia amministrativa. Resto del parere che, fermo restando la libertà chiaramente di ogni cittadino di presentare un ricorso, ci mancherebbe, faccio l'avvocato, quindi lungi da me dire il contrario, però è chiaro che è un ricorso che ha una matrice politica, perché dietro ovviamente tutta una serie di contestazioni, poi ci sono esponenti della parte politica che lo espongono e lo spiegano punto per punto condividendolo. Quindi da un lato si dice che non vi è un intento politico, dall'altro invece poi nei fatti avviene. Però questo, ripeto, ognuno gioca la propria attività politica come ritiene opportuno. A mio parere la cittadinanza sa, insomma, bene certe dinamiche e onestamente libertà di farlo. Vedremo ovviamente se il TAR accoglierà queste ragioni. Noi siamo sicuri su questo e continuiamo a lavorare.